chi nasce tondo non può morire al quadrato, ma non è detto che nel corso della sua vita non possa vedere spuntare qualche spigolo. Questo è quanto accade all'Audi TT con l'arrivo della sua terza generazione. La linea, tra l'altro, rende meglio dal vivo che non in foto e si dimostra molto più ricercata e originale di quanto non appaia a prima vista. A mio avviso, però, i designer hanno dato il meglio nell'abitacolo. La plancia ha un aspetto acqua e sapone, ma tecnologico al tempo stesso. Il merito va soprattutto all'Audi Virtual Cockpit. Il suo schermo da 12,3 pollici sostituisce la strumentazione analogica e può mostrare diverse videate, come per esempio i classici tachimetro e contagiri, il solo contagiri in grande al centro o entrambi gli indicatori messi in piccolo in basso con le mappe del navigatore a occupare quasi tutta la scena. E i comandi della climatizzazione? Sembrano scomparsi, ma sono mimetizzati nei nottolini al centro delle bocchette dell'aria, una scelta elegante e piuttosto pratica. Lontano dallo sguardo sono 6 lettere a raccontare molto dell'Audi TT 2015, ASF EMQB, e non si tratta chiaramente del codice fiscale dell'ingegnere capo. ASF sta infatti per Audi Space Frame, la particolare tecnologia che vede l'acciaio e l'alluminio far gioco di squadra nella scocca. La seconda sigla, MQB, è invece il nome in codice del recente pianale modulare che dà una mano alla TT a perdere peso, circa una cinquantina di chili rispetto al modello precedente. Possono sembrare pochi, ma fanno una gran bella differenza quando si guida nel misto, quale che sia il motore scelto tra i due disponibili al lancio. Dopo averli provati entrambi, capisco bene come mai in Audi puntino molto sul turbo diesel. Il TDI è un factotum che va benissimo per i tragitti casa-ufficio, ma che si trova anche a suo agio nei panni dello sportivone, con un sound, tra l'altro, incredibilmente gasante per una macchina diesel. Svelta negli inserimenti, la TT TDI curva come su un binario, senza curarsi troppo degli eventuali avvallamenti incontrati in traiettoria e pronta a fiondarsi nel rettilineo successivo grazie alla gran coppia del motore. Certo, se si parla di prestazioni assolute, il 2 litri turbo benzina è di tutt'altra pasta. Perché il vantaggio diventi evidente, tuttavia ci si deve trovare in spazi ampi per dare briglia sciolta a tutta la cavalleria. Una condizione rara e talvolta pure molto delicata sulle strade aperte al traffico.